Buonasera a tutti amici di YouTube e benvenuti sul mio canale, ragazzi, News Casa Milan, da Milanello, e la squadra ha lavorato, con il Torino Ibra dovrebbe andare in panchina e questo potrebbe essere una buona notizia, più che altro magari per buttare un po' di concentrazione ai ragazzi, tirare un po' su il gruppo, anche se Ibrahimovic è sempre stato al Milan, è tesserato, quindi non è che Ibrahimovic è mancato, quindi c'è proprio qualcosa che non va. Io Cassano sapete che lo critico sempre perché non prende un canale, però ritengo che ha detto una cosa molto molto giusta. E Pioli mi ha deluso, ha detto Cassano, 3 anni buttati. In genere quando si fa un progetto, una costruzione, il Milan era arrivato finalmente a costruire il tetto, aveva costruito già le fondamenta, la casa, stava costruendo il tetto, ora siamo ritornati indietro di nuovo alle fondamenta, abbiamo fatto crollare tutto. Questo è un vero peccato, un vero peccato. Qualcuno mi dice che Pioli non c'entra, Pioli non ha colpe, cosa vuoi da Pioli se la società non compra, cosa vuoi da Pioli? Ma io da Pioli voglio solamente che deve essere un allenatore obiettivo, come tantissimi altri allenatori. Quando un mercato o le cose non piacciono, le dicono chiaramente. Pioli ha detto sì a tutto, ha detto che il mercato era ottimo, che la squadra andava bene. È arrivato Vranx, ha detto sì sì, Vranx va bene, è arrivato Rigi, ha detto ok, sì sì, va bene, Dest va bene, CDK va bene, Adli va bene, poi vedi che di questi ragazzi la maggior parte non vedono campo. E allora, caro Pioli, dobbiamo parlare seriamente io e te, caro Pioli. Se io faccio l'allenatore e certi profili dico che vanno bene, li provo, li metto, li testo, come si dice. Adli non può crescere in panchina, non è una pianta che la bagni e piano piano cresce. E non ha minutaggio questo ragazzo. Io veramente sono veramente molto triste per Adli. Per me umiliato da questo allenatore, umiliato, zero fiducia, piuttosto mette Krunic dappertutto, manca che lo mette in porta. Lui piuttosto quando manca qualcuno, ah tanto c'è Krunic, dobbiamo finirla. E ora che sei al Milan, capisco che Pioli non è mai stato in un grande club, quindi non può magari concepire determinate situazioni, però è anche ora di dire, bello, ti ho portato a casa uno scudetto, ok, mi vuoi comprare 2 o 3 pedine, non come dice qualcuno, ah ma tu vuoi Messi, tu vuoi quello, io non voglio nessuno di tutto ciò, io voglio dei giocatori abbastanza collaudati da inserire, andare a rafforzare il gruppo, questo ho chiesto, è andato via che sì, chi cazzo è arrivato al suo posto? Nessuno, il 7 manca da 2 anni, mettiamo Szélesmékers che non è un esterno attaccante, mettiamo Messias che non va bene veramente neanche a tagliare l'erba nel prato, scusate il termine, e lo premia pure, fa il 3-5-2 e lo ficca a centrocampo, e io non devo dire che non è Pioli, chi cazzo è? Chi fa le formazioni? Le faccio io? Le faccio io da casa? Invio il messaggio a Pioli con chi deve mettere? Stotiave è un grandissimo difensore, ha fatto bene, è entrato a Verona, ci ha salvato il culo e ci ha fatto fare 3 punti nel finale, ha fatto una grandissima prova in quegli ultimi minuti, mi è piaciuto anche quando è entrato al derby, decisivo, combattente. Vogliamo metterli queste persone? Sì o no? O continuiamo con i Kier che dopo l'infortunio anche lui è vecchio, non ce la fa più, vuoi mettere sto cazzo di Tiago? Sì o no? Calabria in un momento no, ma chi cazzo mettiamo? Dest? Non so se in 2 ne fanno 1. Calabria è un telepass, come arrivi si toglie. Quindi, Teo Hernandez non so cos'ha. Sembra il terzo fratello, non il fratello, perché il fratello è forte e gioca a pallone. Sembra un terzo fratello. C'è qualcosa che non va, ma a me non mi interessa cosa non va. Le cose vanno risolte. Quindi, Jerry, vedi di venire a Milano, batti 4 pugni sul tavolo e fai riprendere a tutti. Se no mi mandi via Pioli. Perché con questa piatta non si va da nessuna parte e non arriviamo neanche tra i primi 4. Io ho paura che se Pioli rimane, noi arriviamo 7, 8. Forse 6, dai, forse 6. Forse. Non lo dico adesso perché stiamo perdendo. Perché io, potete andare a prendere i video, non voglio essere ripetitivo, da Cremonese Milan, cosa dissi? Quindi, stop. Cremonese Milan, la prima del Mondiale, si parla di novembre. Quindi non venite a dire che adesso io parlo così, perché io parlo così da novembre. Ok? Quindi stop. Quindi forse qualcuno la visione la butta un po' più lì.
Ci sono tifosi che tanto si passeggia, manca l'attaccante, manca la punta, seconda stella, passeggiamo. Com'è adesso? Sento dire ci vanno gli acquisti, non va. Ah, ok. Stanno cambiando la musica. Comunque, va bene così, ragazzi. Va bene così. Altre notizie non ce n'è. Sembra che Leao è svogliato, non lo vogliono mettere perché è svogliato. Io questo non lo so. Non vivo a Milanello e non lo so. So solo che Pioli fa dei moduli e poi mette delle pedine nei posti sbagliati. Vedi Messias che me lo metti a centrocampo. Leao me lo metti in panchina, mi fai il 3-5-2 perché il 3-5-2 è l'anti-Leao. Se tu fai il 3-5-2, Leao non può giocare. O lo metti come punta, ma non è una punta. E quindi, boh, non so veramente che cazzo sta succedendo. Lo vorrei sapere, ma qua tutto tace. Come ripeto, tutto tace. Perché forse deve andare tutto così ed è giusto tutto così. E se fosse così, siete proprio dei pezzi di merda. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, clic, lasciate like, fate dei commenti e attivate la campanellina. Din, 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 din. Un abbraccio da Jerry, sempre forza, vecchio cuore, rosso nero.